Mertens e Callejon andranno via? Lo chiediamo appunto al grande chef Pasquale Cozzolino da New York, la ribalta. From Ribalta, New York. Buonanotte ragazzi, buonanotte, come state? Tutto bene, tu come stai Pasquale? Bene, grazie, bene. Che ore sono a New York? Di corso, sono le 4:40. Del pomeriggio, PM, come dicono quelli bravi. PM. Senti Pasquale, allora noi abbiamo ovviamente lanciato questo titolo, gennaio si avvicina, De Laurentiis punta Ibrahimovic e Torreira, Mertens e Callejon probabilmente andranno via. È questa la ricetta giusta per riemergere dalle acque infernali dove servirebbe un Caronte traghettatore? Ma allora, il discorso penso che sia abbastanza semplice. Adesso tagliare fuori tutti quelli che hanno dato problemi è la soluzione più rapida, non ci sono alternative. Quindi se per la società i problemi erano Callejon, Mertens e forse anche Allan, secondo me l'unica soluzione è quella di farli andare dove vogliono andare, però non ci dimentichiamo che secondo me esiste ancora il problema dell'equivoco. Qual è? Tecnico-tattico che abbiamo in panchina, che si chiama Carlo Ancelotti, che secondo me non sta vivendo uno dei suoi migliori anni della sua carriera a Napoli. Ed è straordinario, sai perché? Straordinario non in quanto contenuto, ma perché hai dato un ritmo particolare, volendo alla trasmissione, che noi abbiamo iniziato con Fabiano Santa Croce e Renica, che hanno comunque dato delle responsabilità a Carlo Ancelotti. Poi con Zaccone, Carlo Tarallo, l'avvocato Coppola abbiamo fatto un excursus diverso. Poi Gaetano Amato, Livio Varriale e lo stesso Enrico Ariema hanno un po' difeso da un lato e attaccato anche Ancelotti, parlo di Livio Varriale, mentre Gaetano Amato e il professor Ariema l'hanno difeso. Tu invece torni all'attacco contro Ancelotti. Qual è la sua colpa principale secondo te, Pasquale? Allora, io, tu lo sai, conosci le mie idee. Io dall'anno scorso gli ho dato il classico anno di tempo per ambientarsi a Napoli. È arrivata l'estate l'anno scorso, sono fatti gli acquisti che non si sono fatti secondo le sue direttive e lui ha avallato tutto quello che la società adesso, dato che è venuto fuori questo contratto dove lui non può parlare male della società, probabilmente l'ha dovuto fare per forza. Sì. Ma ha accettato in buon grado tutto quello che è stato fatto dalla società e quindi adesso per me lui resta e rimarrà uno dei principali responsabili di questa debacle del Napoli. Ma quindi secondo te è Gattuso il nome giusto per uscire da questa crisi? Cioè noi prendiamo l'allievo del maestro? La mia oggigiorno la mia preoccupazione la principale preoccupazione che ho non è tanto l'allenatore che verrà, ma cosa succederà quando tutti questi grandi giocatori che magari sono comportati male, tutto quello che volete voi, ma quando andranno via quelli che ci hanno fatto arrivare al secondo posto, a vincere le Coppe Italia o arrivare a la Supercoppa italiana con Napoli, dove andrà a finire? Ma tu sei convinto che De Laurentiis, l'allenatore che viene adesso, me ne frega ben poco. Pasquale, tu sei convinto che De Laurentiis faccia piazza pulita? Perché io non è che sia molto convinto l'anno prossimo. Questo ovviamente sono cose che restano nello spogliatoio. Bisogna capire se la società ha individuato in pochi i tra i giocatori, intendo, se sono pochi, quindi quei due di cui tutti parlano, oppure ce ne sono degli altri, perché non credo che due giocatori possano influire così tanto in mezzo al campo. Infatti. A me non mi pare che erano solo loro a non giocare come ragazzi, ma facciamo anche un'altra valutazione che poi io definisco anche gioco, no? Perché è vero che la situazione sportivamente parlando è drammatica, no? Però bisogna anche cercare di essere ottimisti. Io voglio essere ottimista, però poi facendo un'analisi mi viene da essere realista, perché se noi a questa squadra togliamo Allan, togliamo Koulibaly, togliamo Mertens, togliamo Callejon, Insigne, che sono tutti calciatori, come abbiamo sempre detto, la famosa classe 91 su cui si reggeva qualche anno fa il futuro del Napoli, e in più ci andiamo a togliere gli 2,87 che hanno fatto le fortune del Napoli da Benitez in poi,
vuol dire che il Napoli acquisterà sicuramente tanti milioni, no? Perché oggettivamente Allan, Koulibaly e tutti gli altri valgono dei soldi, no? Tranne i due a scadenza di contratto, e magari recuperiamo dei soldi solo se vanno in Cina. Ma la domanda che mi pongo io, se noi incassiamo anche tanti soldi, siamo sicuri che poi i sostituti che arriveranno il Napoli avrà la forza di prenderli a cifre importanti e soprattutto di quel livello? È perché è facile dire togliamo e tagliamo le teste dei dissidenti, però voglio anche capire poi come se ne esce dal punto di vista pro futuro, tecnico-tattico, no? Il punto, allora, secondo me il punto sono due. Uno, che i giocatori li vendi e non li vendi più come prima, con le cifre che della Valenza ha pensato di venderli. Due, il mercato in generale in Europa sta crescendo a dismisura, cioè le cifre per i giocatori quelli là buoni sono quasi più raddoppiate. Quindi a quelle cifre lì non prendi manco più un top player come magari avremmo potuto prendere qualche anno fa. Questo è il, quindi sei d'accordo con quello che sto dicendo io, no? Problematica. Pasquale, perché secondo me l'avvicendamento deve essere anche considerato a livello societario, cioè la società o si struttura con nuovi investitori per portare denaro fresco nelle casse, oppure si riorganizza e quindi fa un altro piano quinquennale o decennale dove permette col branding e tutto quello di cui parliamo di solito, per arrivare poi a competere con almeno le seconde classi della Serie A. Senti Pasquale, con te volevo affrontare anche un altro argomento importante. Innanzitutto ringraziamo e salutiamo il grande tenore internazionale Francesco Malapena, di cui prima abbiamo ascoltato l'esecuzione di Usurdata Innamurata, che è stato davvero fantastico. Ci sta seguendo. Bellissimo. E addirittura ci sono dei nostri radioascoltatori che scrivono: Francesco Malapena un grande bravo tenore, io aggiungo straordinario. Pasquale lo conosce molto bene. E volevo chiederti, a proposito di tifo, no? Perché la canzone Usurdata Innamurata è quella che connota di più la storia del tifo napoletano, no? Ti aspettavi anche un'involuzione da questo punto di vista, ormai che i tifosi stanno dando un po' addosso alla squadra, almeno domani addirittura, come diceva Donato Martucci, ci saranno nemmeno 20.000 tifosi. Vabbè, ragazzi, comunque la piazza si è scocciata di vedere tutta questa cosa, un po', perché veramente le colpe sono di tutti. Il Soldato Innamorato, tra l'altro, è una canzone triste, non è una canzone allegra come magari è stata raccontata. Storicamente sì, però è legata molto ai trionfi del Napoli. Chiaro. Per quel motivo l'abbiamo eletta poi come canzone felice. Però probabilmente si adatta anche bene al momento attuale. Bravo. Il discorso è che probabilmente la gente si è scocciata. Uh-huh. Ecco, cioè, comunque guarda, quest'estate il numero degli abbonamenti è stato ridicolo. È bello. Sì. La cartina tornasole, nonostante gli sconti e facilitazioni per i tifosi, c'è 13.000, 12.000. È stato un flop, dai, diciamo la verità, è stato un flop. È stato un flop totale. Sì. Ma comunque a me quello che mi fa più incazzare è che scusate, non so se l'orario è giusto. Lo puoi dire. Ma in estate tutti i segnali che questa stagione sarebbe stata, non dico a questo punto perché non l'avevo manco immaginato io, che avevo pronosticato un quarto posto, ma erano evidentissimi dagli atteggiamenti di Mertens e Callejon sul palco di Maro. Di Maro, sì, ce li ricordiamo, ma molto malinconici, sì. Dalle richieste, ma non solo, anche dalla richiesta, perché Mertens disse abbiamo bisogno di campioni. Cioè, quindi i ragazzi volevano fare il salto di qualità e non gli è stato permesso. Allora bisogna capire adesso dove andare. Questa è una cosa che può risolvere solo la società. E questa domanda che tu stai facendo, questa domanda che tu ti stai ponendo, caro Pasquale Cozzolino, che ricordiamo pizzaiolo, chef, autore di libri, insomma un gigante di grande successo, no? Oltre ad essere co-titolare con Rosario Procino, che salutiamo, del Ribalta di New York, dove tra l'altro va a seguire le partite del Napoli Bill de Blasio, quindi non stiamo parlando di uno qualunque. Prima di passare a Rosario Dello Jacopo, che intanto saluto, vedete, noi partiamo da New York, andiamo a Londra, quindi la trasmissione è veramente spettacolare. Salutiamo Benedetto Tripoli, che dice di conoscere Luigi Di Fonsi e Francesco Malapena, quindi come vedete siamo anche molto attenti all'amicizia, no? Salutiamo Vincent Bruno, salutiamo Francesco Pollastro, il quale si chiede come mai, che senso ha questo avvicendamento possibile con Gattuso. Ma salutiamo appunto Rosario Dello Jacopo. Ciao Rosario, buonasera a te.
Ciao cari, buonasera a tutti. E allora facciamo questo scontro tra titani, no? Da New York a Londra. Pasquale Cozzolino si chiedeva come se ne esce, Rosario. Se ne esce con un avvicendamento non solo tecnico ma anche societario? Ragazzi, l'avvicendamento societario non lo possiamo decidere, purtroppo, aggiungo. Diciamo che nemmeno quello tecnico possiamo deciderlo. Vabbè, sì, vabbè, però fai una contestazione, sì, delle cose, no? Diciamo. Cioè, nel senso che io credo che il Napoli non abbia alternative in questo momento, perché stiamo viaggiando comunque in una piena media retrocessione, e voglio dire, un po' di esperienza che ognuno di noi ha fatto da tifoso comunque sugli spalti del pallone sa che comunque a un certo punto bisogna staccare la spina, perché soprattutto squadre che sono partite con tutt'altri presupposti e altri obiettivi possono facilmente essere risucchiate dentro un vortice di risultati che non arrivano e si trovano comunque a lottare per degli obiettivi che non avrebbero neanche minimamente immaginato. Quindi tu dici che dovendo lottare, eventualmente facciamoci una grattatina tutti in maniera molto seria, visto che non abbiamo nemmeno la webcam accesa, dico questo. Tu dici giustamente, se il Napoli dovesse trovarsi a lottare con squadre che sono più abituate a galleggiare nelle sabbie mobili della bassa classifica, il Napoli andrebbe ulteriormente in confusione, dici questo? Sicuramente, ragazzi, perché non è successo una sola volta comunque nella storia del calcio. Però oggettivamente, scusami Rosario, ne approfitto, scusami se ti interrompo, anche per leggere un attimino la classifica, no? Il Napoli ha 21 punti, Genoa, Brescia e Spal sono rispettivamente a 11, 10 e 9, il Brescia ha una partita in meno, anche se dovesse vincere andrebbe a meno 8 dal Napoli, quindi voglio dire, la situazione è anche abbastanza rosea da questo punto di vista, o no? Certo, però se consideri che nelle ultime partite abbiamo fatto 3 punti, io penso che un po' di preoccupazione comunque c'è. Ragazzi, parliamoci chiaro, anche io che sono faccio parte sicuramente di quell'ala di tifosi molto critica verso la gestione De Laurentiis, eccetera, eccetera, io non avrei mai neanche lontanamente immaginato che il Napoli si potesse ritrovare a questo punto della stagione, cioè con una classifica imbarazzante, ma anche il più pessimista dei tifosi, penso. È vero? Sì, è vero. Ma è impensabile, perché io continuo a ritenere che questa squadra, questa rosa comunque non sarà la rosa più brillante e più forte del mondo, ma non è una è da una quarto rosa, almeno da quarto posto. Sì, dai, è da quarto posto. Ma a occhi chiusi, amici miei, perché il punto è che se tu continui ad insistere con una tua idea di calcio, che francamente io non ho capito ancora quale sia, e ti rendi conto che non hai i giocatori per farla, e a un certo punto devi cambiare registro. Cioè, io in tutte le ultime partite del Napoli, al netto della bella barricata di Liverpool, perché io sono per l'efficacia, cioè se, da Liverpool siamo l'unica squadra che porta via un punto quest'anno, vero, per me vero. È oro colato quel punto. Ok, ma ha fatto eccezione per Liverpool, l'unico scampolo di gara in cui ho visto un Napoli un attimo più propositivo, diciamo, più che mi sembrava un ritorno all'antico, è stato quando ha giocato col 4-3-3 in casa col Bologna. Da Londra, aspetta un attimo, da Londra andiamo un'altra volta a New York e chiedo a Pasquale Cozzolino, ma è vero, a proposito di avvicendamento societario, che c'è stata un'offerta di commisso a De Laurentiis? Sai perché te lo chiedo? Perché nelle ultime settimane alcuni giornalisti lo hanno chiesto a Rocco Commisso, il quale però ha parlato del Milan, dicendo addirittura che ha subito una porcata, testuali parole, e quindi però non ha fatto menzione del Napoli. A te cosa risulta, Pasquale? Da quello che ne so, non si è proprio voluto proprio... Cioè, la società Napoli non si è voluta sedere nemmeno ascoltare l'offerta, quindi per quello probabilmente non l'ha menzionata. Ah, quindi tu dici che non c'è stato proprio uno sviluppo, non si è arrivato nemmeno alla determinazione delle cifre? No, loro hanno detto non siamo interessati a vendere, quindi... Ah, quindi è finita lì, e quindi è finita lì. Pensi che ci possa essere un ripensamento da parte di De Laurentiis, dovendo insomma immaginare un'altra eventuale offerta? No, probabilmente questa... Io credo che anche la società non si aspettasse che si arrivasse a questo punto in questa stagione. Perciò ti dico, quindi secondo te c'è lo spiraglio per poter pensare? Certo, no, dico, probabilmente questa situazione incresciosa ha portato, porterà
De Laurentiis a riconsiderare alcune cose, perché secondo me lui pensava di essere forte del suo business model, del suo business... Per salutare Enrico Caruso anche, no? Esatto, cioè che praticamente tutto funzionava alla perfezione, arrivavi tra il primo e il quarto posto, ma quando viene poi dopo l'imprevisto probabilmente... Non sei preparato, no? Non sei più preparato, infatti non è preparato, il Napoli non è preparato a quello che sta accadendo, ed è evidente che non è preparato dal punto di vista comunicativo, dal punto di vista decisionale, scusate che io parlo in inglese con... No, è molto bruccolino. quindi probabilmente lo riconsiderà la cosa. Allora andiamo da United States a United Kingdom, quindi per essere un attimino anche bruccolini noi, e chiediamo a Rosario Dello Jacopo se a questo punto, no, lui prima diceva e faceva questa valutazione, quando si verificano situazioni simili bisogna staccare la spina, come va, ma è Gattuso la medicina secondo te, Rosario? Ma guarda, nessuno è la medicina in questo momento, perché in una situazione di questo tipo, se ci fosse una medicina certa, dovrebbero dare 15 Nobel di seguito al direttore. Il problema è che non c'è medicina certa, però c'è comunque, come dire, dalla parte di Gattuso il fatto che innanzitutto è un salutare bagno di umiltà, la finiamo con il Re Carlo, l'imperatore di coppe, eccetera eccetera, e si riporta comunque nello spogliatoio un vecchio ragazzo che comunque viene dal campo in tempi recenti, che comunque ha vinto la Champions, ha vinto un mondiale, no? Diciamolo, da calciatore, chiaramente. Sì, vabbè, è chiaro, ha giocato comunque con un grandissimo Milan, no? Ci mancherebbe, ma al di là di questo, io a sensazione lo vedo comunque più capace di riaprire comunque un dialogo con la squadra, per quanto questo dialogo si possa riaprire, perché ragazzi, parliamoci chiaro, la tegola, diciamo, la scure della causa civile, cioè lì stiamo parlando di 6-7 milioni di euro. Che non, cioè, sono pochi, eh. È normale che i calciatori con la possibilità di dover praticamente giocare, non dico gratis, no, ma comunque con una forte riduzione dei propri compensi quest'anno, non siano in alcun modo a proprio agio e non siano collaborativi in questa situazione. Certo. Cioè, qui la verità è che la medicina dovrebbe essere innanzitutto propinata da Aurelio De Laurentiis, il quale dovrebbe dire va bene, le multe facciamo un passo indietro, ok, cerchiamo di fare quadrato e salviamo il salvabile in questa stagione per i tifosi. Sono d'accordo con te. Siamo gli unici che stanno assistendo a questa situazione, questo scontro fra ultramilionari come De Laurentiis e milionari semplici come i giocatori, e continuiamo a spendere soldi. Io continuo a pagare. Sono d'accordo, Rosa. Aspetta un attimo, fammi sentire Pasquale che dice su questo. Pasquale. Allora, io sono d'accordo con Rosario. Il punto questa è una bella notizia, no? No, dico, secondo me il fatto che De Laurentiis non lo abbia ancora fatto e che sia spinto dalla Lega della Serie A, ragazzi, se questo Napoli fa passare liscia la cosa che hanno fatto i giocatori, creano un precedente in Serie A e dopo tutti gli altri calciatori delle altre squadre si sentono in diritto di farlo. Secondo me c'è la Lega dietro che gli sta vietando di non combinare le multe. Attenzione, questa è una cosa molto importante da considerare. Pasquale, che ne pensi di Ibrahimovic e Torreira che sono stati accostati al Napoli? Sono i nomi giusti per Gattuso? Sono i nomi giusti per Gattuso? Ragazzi, chi non piace Ibrahimovic, Torrisi, ovviamente. Torreira. Scusami. No, perché sai perché io e Donato ti chiedevamo questo? Per un motivo molto semplice, no? Perché è vero come è vero che Ancelotti, secondo noi, ha le sue responsabilità. Poi chi come Gaetano Amato è più tollerante, no? nei riguardi del mister e lo stesso professore Rico Aremma, chi invece come Renica e Santa Croce gli hanno dato delle responsabilità dal punto di vista tattico. Ma è anche vero che la rosa è carente, soprattutto a centrocampo. È anche vero, scusami se ti interrompo. Ma è anche vero che il Napoli ha perso tantissimo tempo quest'estate a Messi Rodriguez, poi ci sono stati tanti infortuni, non abbiamo recuperato Clam. Cioè, è giusto secondo voi pensare di dover intervenire in maniera corposa anche sul mercato, no? Mi sembra questa evidente, nessuno ne parla di mercato, no? In questa fase. No, ma questo è fondamentale Luca, perché non puoi
andare avanti con gli stessi giocatori che comunque sono scontenti, che comunque hanno creato tutta questa situazione, al di là, ripetiamolo, al di là del fatto che Ancelotti per me non era l'allenatore adatto per il Napoli, perché non dimentichiamo che l'anno scorso ha giocato con la squadra che ha fatto 91 punti, certo, certo, ed è arrivato al secondo posto con 15 punti meno, pur con un girone di ritorno penoso, che il Napoli penoso, l'anno scorso non giocava a pallone. È vero. Rosario, cosa ne pensi tu? Di Torreira Ibrahimovic yes. Ho altri calciatori necessari per dare una svolta anche dal punto di vista tecnico, no? Guarda, io, come dire, penso che la situazione sia estremamente confusa, perché diciamo, logica vorrebbe che con questa situazione delle multe che comunque pende sul capo dei giocatori come una spada di Damocle, tu dovresti fare proprio un repulisti, ma a gennaio comunque non puoi fare repulisti, non puoi vendere comunque mezza squadra. Per cui, come dire, fra vendere tutti, non vendere nessuno, io penso che Ibrahimovic potrebbe essere sicuramente una grossa iniezione comunque di entusiasmo nella Ma il problema non è in attacco, Rosario, il problema è a centrocampo. Sì, io insisto su questa cosa qui. Allora, Luca, sì, però che il problema fosse a centrocampo lo si sapeva anche prima. Appariva chiaro. Non mi sembra. Cani di noi tifosi, cioè io non ho il tesserino di allenatore, non ce l'hai tu, non ce l'hanno centinaia, migliaia di persone con cui mi confronto sui social tutti i giorni. Sì, ma non serve un tesserino da allenatore per pensare di giocare con Zielinski e Fabian Ruiz a centrocampo. Dai, ti voglio bene. Allora, io voglio fare... Io sulla coda di questa trasmissione voglio fare un'analisi con entrambi, poi vi salutiamo. Perché... quando abbiamo letto la formazione del Napoli a Udine, inizio partita, abbiamo visto due mezze ali, Fabian Ruiz e Zielinski, schierate interni, ancora una volta, per l'ennesima volta. Poi abbiamo visto tra centrocampo esterno e attacco quattro esterni offensivi, Callejon, Insigne, Lozano e Mertens. Ma fratelli cari, vi chiedo, ma chi doveva difendere? Io? È normale che poi se va in campo Fofana ti fa una testa così e ci sono continui ribaltamenti di fronte, il Napoli deve correre 300 volte al ritroso? Questo è il ragionamento che si fa, credo, in testa chiunque sia un minimo addentro alle vicende calcistiche. Qui non ci vuole un tesserino da allenatore per vedere quel che è evidente, cari ragazzi miei, perché è evidente quello ha detto Ancelotti anche oggi. Che il paradosso dopo due anni del Napoli, sei d'accordo, il paradosso del Napoli, ha detto oggi in conferenza stampa, si chiama Allan. Se manca Allan, è possibile mai che quando hanno disegnato questa rosa in calciomercato nella fase precampionato, è mai possibile che nessuno si è reso conto, con tanto di bacheca come ce l'ha Carlo Ancelotti, che non c'era un alter ego di Allan in rosa? È mai possibile? Prima Rosario, poi a chiudere lo chef Cozzolino. Ovviamente non è possibile. E allora, perché parli di tesserino, che ci vuole un tesserino? Non ci vuole un tesserino. Allora, aspetta, ci vuole un po' di logica. Ti dico che, Luca, aspetta, tira il freno a mano. Ti dico che chiunque, pur non avendo neanche il barlume di un tesserino, si è accorto di questa situazione ad agosto, non oggi. Hai frainteso comunque la mia frase. Non sto dicendo che noi non possiamo giudicare perché non abbiamo il tesserino. Ah, ok, anzi, ok. Avere un tesserino in tasca ed essere Carlo Ancelotti è un aggravante, è in certi casi. Ancora, è chiaro, perché era evidente a tutti che il Napoli non avesse giocatori di contrasto. Lui invece, io me lo ricordo, poi se siamo diventati tutti smemorati non lo so, lui ad agosto diceva, teorizzava il centrocampista universale. Lui diceva, servono giocatori che fanno tutte le fasi. Il calcio fluido, il calcio, lasciamo perdere, va. Lo disse esplicitamente, non ci serve un vice all'And. Perciò oggi si è accorto che senza all'And ci ha messo un po' di tempo però. Rosario, ti lasciamo alla tua serata londinese, ti auguriamo una buona serata, una buona notte. Ci risentiremo nelle prossime puntate sicuramente, ti saluto. Ti saluta Donato. Ciao, un abbraccio. Ciao Rosario. Un abbraccio Donato, a te. Ciao Luca, ciao Pasquale. Ciao a tutti. Ciao, buonanotte, ciao, Rosario. Ciao, buona serata. Chiudiamo con una flash con Pasquale. Pasquale, io un concentrato velocissimo. Io sai che cosa non mi spiego. Sai che cosa non mi spiego? Perché con il Bologna, che il primo tempo l'abbiamo giocato bene, il Napoli si era ritrovato un pochino, no? 4-3-3. Eravamo andati anche in vantaggio, eccetera. Cioè, non era tutta rose e fiori quella partita, però si vedeva qualcosina. Perché poi vai a Udine e torni ancora una volta con questo calcio cosiddetto fluido, che in realtà di fluido non ha nulla? Domanda. Qualcosa di fluido ce l'ha, però non... Risposta flash di Pasquale Cozzolini.
Allora, sinteticamente è una domanda a cui non ho la risposta perché è veramente inconcepibile. Meglio così. Quindi non c'è risposta. Io penso solo che Ancelotti probabilmente si era talmente abituato a giocare con campioni, certo, che pensa che anche un giocatore normale possa fare quello che gli si chiedeva di fare. Pasquale... E quindi ritorniamo al discorso. No, dico, ti dobbiamo salutare che abbiamo proprio sforato tantissimo. Okay. Dacci un flash, come finisce domani Napoli Genk? No, il Napoli passa il turno e poi quando c'è 2-3 minuti mi fai riparlare sul fatto delle multe allo stadio. Perfetto. Allora alle prossime puntate. Un abbraccio a te, a Rosario e a tutti coloro che sono... Un abbraccio a tutti voi, grazie.